mese 5, giorno 6, capitolo 12, verso 24. La mano dei diligenti dominerà, ma la pigra sarà tributaria. Quale semplicità di saggezza! Non è un concetto difficile oggi, giusto? Però, come dovunque negli scritti di Salomone, possiamo estrarre delle grosse perle dalla semplicità delle sue parole. La parola diligenti è tradotta dall'ebraico originale karuz, è una parola che deriva dalla radice haras, pungere, ferire, e che ha molti significati molto interessanti. Una trincea scavata, dell'oro estratto dalla miniera, una trebbiatrice con i denti affilati, un fossato che circonda un castello. Queste, ci dice Salomone, sono le caratteristiche di una persona che dominerà e non sarà impiegata in lavori tributari. Analizziamole più da vicino. Una trincea scavata. La trincea è il luogo dove si ricovera il soldato, riparato e protetto, e si prepara per il prossimo attacco. La persona diligente scava una trincea e pianifica il suo futuro. Ricava una visione per la sua vita, si rafforza e si prepara a tutto ciò che potrà incontrare sulla sua strada. Poi esce e va all'attacco. L'oro estratto da una miniera. La persona diligente scava nel profondo del suo spirito e trova l'oro che Dio vi ha posto. L'oro è sempre sinonimo di divinità. In ciascuno di noi esiste un filone prezioso che abbiamo bisogno di scoprire, prima per noi e poi per gli altri, per poter essere benedetti ed essere una benedizione. Una trebbiatrice con i denti affilati, la persona diligente non si lascia circuire, non dal diavolo e non dalle circostanze. Conosce come discernere il grano dalla pula, il bene dal male, cosa conviene e cosa no, e lo mette in pratica. Un fossato che circonda un castello. La persona diligente sa come tenersi al riparo dalle distrazioni e dalle contrarietà della vita. Prepara un fossato e lo riempie con l'acqua della presenza di Dio. Niente e nessuno potrà mai avvicinarsi alla sua famiglia, al suo valore, al suo lavoro, alla sua vita, se Dio non lo permette. Il pigro è colui che non fa nulla di tutto questo e finirà per essere forzato a lavori tributari. Il nostro compito per oggi io farò uso delle mie mani per scavare una trincea, estrarre il mio oro, consapevole dell'importanza di circondarmi completamente dalla presenza di Dio. Oggi sarò diligente e non pigro. A domani.